A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, tu offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale merito vi è dovuto? Anche i peccatori amano quelli che li amano. Se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale merito avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Questa che sembra una delle parole più dure del Vangelo, più dure da mettere in pratica, è invece una grande chiave di salvezza. Come esperienza personale l'ascoltai, perlomeno la prima volta che la capì, a 18 anni, quando ero in crisi lontano da Dio. Assolutamente non pensavo né a essere sacerdote, ma manco di essere credente e cristiano. Avevo seguito il mio idolo di diventare qualcuno attraverso i risultati sportivi. Crollò quell'idolo totalmente e mi trovavo a terra, male e malissimo, morto interiormente. Che cosa avvenne? Che mamma, invece di portarmi dallo psicologo, come è moda di oggi fare quando un figlio è in crisi, o invece di portarmi da qualche mago per vedere se avevo fatto qualche fattura e toglierla, mi portò in parrocchia perché c'erano delle persone che parlavano di Gesù Cristo. Era una serie di incontri, una di quelle sere lessero questo Vangelo e lo commentarono. Io che avevo sperimentato il crollo del mio modo di vedere e di fare, dei miei ideali, dello sport, quando sentii parlare dell'amore vidi che se avessi fondato la mia vita invece che sullo sport, sull'amore, non avevo gli ostacoli che hanno gli sportivi che vedono, mettiamo, il più grande campione pochi anni fa, il più grande corridore del mondo, il più veloce del mondo, l'uomo freccia, come si chiamava? Il giamaicano. Non sento da qua. No. Quello americano, dopo di lui è venuto un giamaicano ancora più veloce. Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, ha battuto il record del mondo di Carl Lewis ed è diventato medaglia d'oro più volte alle Olimpiadi. Adesso è scomparso, non c'è più, gli anni sono cresciuti, non corre più veloce come correva veloce pochi anni fa. E le Olimpiadi l'anno scorso, in addirittura un italiano,
con un tempo più basso, ma un bellissimo tempo, ma fra pochi anni non si sarà parlare neanche più di lui. Non esiste niente di eterno nel mondo dello sport, niente che duri per sempre. Quando parlano dell'amore e disse dell'amore al nemico, come se è successo, è come se cadesse un velo davanti agli occhi e avessi visto lontano. Se amo anche i miei nemici, che cosa mi impedisce di essere realizzato? Ho tutto l'infinito di fronte a me, perché amo e amerò sempre, tutti, comunque, l'amore sarà tutto nella vita. E allora, quella sera, non lo sport, ma l'amore cominciò a diventare la scelta fondamentale della vita mia. Non so se vi è successo così, ma quelle sono le ore, i giorni, le occasioni in cui uno rinasce nello spirito e cambi completamente l'esistenza. L'amore al nemico. Faccio un esempio tra i migliori. Tutti conosceranno la storia di Salvo d'Acquisto, che era un carabiniere che ai tempi della Seconda Guerra Mondiale era, mi sembra, 21 anni, aveva poco più, era cristiano, credente, e i partigiani uccisero un soldato tedesco, e a quei tempi i tedeschi avevano messo la regola che per ogni soldato tedesco ucciso dai partigiani, i tedeschi avrebbero ucciso 10 civili, chiunque essi fossero, uomini, donne, vecchi, bambini, qualsiasi. Presero 10 civili, volevano fucilarli. Salvo d'Acquisto si presentò al comandante tedesco e disse: sono stato io a uccidere il vostro soldato. E fucilarono lui al posto di questi 10 civili. Non era vero che l'aveva ucciso quel soldato, però pensò che era meglio che moriva lui piuttosto che 10 innocenti, con le famiglie. Ha fatto un atto d'amore enorme, col sacrificio della propria vita. Questo atto di amore è quello che dice Gesù Cristo: amate i vostri nemici? Ancora no. Se i tedeschi avessero detto per quel soldato tedesco ucciso, i 10 amici che non l'hanno protetto per punizione saranno fucilati loro, e Salvo d'Acquisto avesse detto: ho ammazzato io quel soldato tedesco, lasciate perdere gli altri 10 soldati tedeschi, nemici degli italiani. Se avesse cioè dato la vita per salvare 10 soldati tedeschi, allora avrebbe compiuto l'atto dell'amore al nemico. Padre Massimiliano Kolbe, morto nel campo di Auschwitz, scapparono 2 detenuti da questo campo e non si trovavano più. Padre Massimiliano, con tutti gli altri detenuti del campo di concentramento, fu messo in riga e fu fatta la decima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu nel bunker della fame, condannato a morire di fame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E così via. Un gruppo di detenuti fu messo nel bunker della fame a morire, cioè furono chiusi lì dentro, senza più cibo, dovevano uscire soltanto con le casse da morto. Poco vicino a padre Massimiliano capitò di essere il decimo a un polacco, padre di 6 figli. Padre Massimiliano andò dal tenente delle SS e disse: posso andare io al posto suo? E quello rimase stupito: vai. Il padre polacco si salvò dalla morte per fame. Padre Massimiliano Kolbe morì
conducendo tutti gli altri condannati a morte per fame all'incontro con il Signore, con le preghiere, i sacramenti. Pare sia Massimiano Kolbe fu l'ultimo a morire. Quando portarono via i cadaveri degli altri, lui era ancora in vita. Per finirlo, gli fecero un'iniezione di veleno e così portarono via anche lui. Lui, martire per Cristo, ha dato la vita per salvare il papà di 6 figli. Quando fu canonizzato padre Massimiliano Kolbe, Vaticano, da Papa Giovanni Paolo II, questo papà era presente e testimoniò quello che fece alcuni decenni prima padre Massimiliano Kolbe. Padre Massimiliano Kolbe ha dato la vita per salvare quest'uomo. Questo è amore al nemico, questo è un sacrificio altissimo, non lo farebbe nessuno, ma non è ancora l'amore al nemico. Se avessi dato la vita per salvare 10 SS condannati a morte, quello sarebbe stato l'amore al nemico. Quindi, amore al nemico. Chi è il nemico? Chiamasi nemico quello che invece di esserti amico ti è nemico, invece di volerti bene ti vuole male, invece di aiutarti ti mette gli ostacoli, invece di parlare bene di te parla male di te, invece di fare le cose a tuo favore fa le cose per metterti in difficoltà, invece di aiutarti a vivere cerca di ucciderti. Qualcuno qui dentro ha nemici? Uno, per prendere in giro un cartomante, andò, si fece fare le carte e cartomante tira giù una carta, piano piano così, poi tira giù una carta, non so qual è, fece così il cartomante. Qui, e quello che è? Tu hai un nemico. Quello si mise a ridere, magari ce ne avessi uno solo. Così funziona il mondo di maghi imbroglioni. E chi è che non ha un nemico? Ce l'abbiamo tutti quanti. Noi nel nostro amore siamo fatti proprio come dice Gesù Cristo nel Vangelo. Amiamo le persone che ci vogliono bene, non amiamo le persone che non ci vogliono bene, perché le persone che non ci vogliono bene ci fanno soffrire. Ed è quindi il nostro amore è sempre legato a un piacere. Amare un bambino bello, innocente, simpatico, è facile. Amare un vecchio rugoso, mezzo rimbambito, chi lo ama? Vai in ospizio, ti pago la badante, ma non voglio stare con te, perché rompere scatole è una croce. Chi ama il vecchio brutto è un nemico del proprio ben vivere, del vivere sereno e gioioso che tutti quanti vogliamo. Noi siamo fatti così, abbiamo un amore legato al piacere. Quando da parte della persona amata ci viene sofferenza, il nostro amore si raffredda e diventa risentimento e diventa volontà di giustizia. Vogliamo che la persona sia punita, che non esista più, che la smetta di esistere o di fare quello che sta facendo, se non peggio.
se muore un giovane, un incidente stradale, oh poverino, è così bravo. Ma perché se è morto quello, non è morto quel delinquente di quel vecchiaccio che ci sembra un'ingiustizia quando muore una persona brava e non muore una persona cattiva? Se morisse la persona cattiva, vivremmo meglio. Facciamo questo ragionamento. Amate i vostri nemici. E Gesù è proprio esplicito, dice: benedite quelli che vi maledicono. La maldicenza è una delle cose che più di tutte non accettiamo, che qualcuno ci dica male, soprattutto alle spalle, che qualcuno dica delle cose, la calunnia, non vede su di noi pesanti, brutte, le mette in giro in modo che la gente pensi male di noi. Carità, questa è la morte morale, la morte nel giudizio dentro la testa delle persone. Non la vogliamo questa. Chi ha messo in giro la chiacchiera? Che potenze che... Perché ci ha fatto soffrire, ha creato un ambiente negativo nei nostri confronti. La gente ci guarda male per causa di quella calunnia. Benedite quelli che vi maledicono, dite bene di quelli che vi dicono male. Quella persona lì che mi ha fatto, quello sì che è una brava persona. Dite bene. Ma benedite quelli che vi maledicono, la maledizione è anche quando qualcuno ti augura, nel senso che ti manda il male addosso. Maledizione, ti possa capitare una malattia, una disgrazia, o addirittura facendo leva sulle forze del male, che lo spirito di malattia, lo spirito di disfacimento economico, lo spirito di separazione coniugale, lo spirito di follia venga addosso alla persona, una maledizione. Benedite, Signore, benedicila. Signore, non imputare loro questo peccato. Signore, perdonalo. Chi è che fa questo nei confronti di coloro che ci maledicono? L'amore al nemico è l'ultimo baluardo per impedire che nel mondo dilaghi il male. Perché se il diavolo riesce a convincere una persona di fare il male contro l'altra e l'altra subendo del male reagisce sempre per ispirazione dello spirito del male, facendo del male a quello che gli fa del male, il risultato qual è? Guerra totale. Chi ha perso? Tutti e due hanno perso l'amore. Non appartengono più a Cristo, che è il Dio dell'amore, appartengono al maligno, che è il Dio della guerra e del male. Se invece chi subisce il male reagisce con l'amore al nemico, resta in piedi il regno di Dio, perché c'è l'amore di quello che ama il suo nemico più grande di quello che gli fa il male. Chi ha vinto? Vince il regno di Dio, perde il regno del diavolo. Guardate la croce e prima le altre cose. Facendo l'adorazione eucaristica qui in parrocchia, il giorno scelto è il martedì. Ma il martedì è il giorno dei misteri dolorosi, sempre quello, la parte difficile e dura del Vangelo. Quante volte uno contempla, ad esempio, il secondo mistero del dolore, Gesù flagellato alla colonna. Avete presente? La flagellazione significa che qualche frustato sulla schiena, finito lì, ma che? Gesù fu frustato. Innanzitutto non con la frusta classica fatta con i nervi, ma con i piombini a bilanciere e con i rostri d'osso. Quelli piombino a bilanciere è così, quando si dà la frusta con il
queste corde alle quali è legato come il bilanciere, quello dei pesi, no? Però piccolino, di piombo. Quello, quando arrivava, siccome piombo, si insaccava dentro la carne. Non era soltanto lasciava la striscia arrossata, penetrava nella carne. E l'altro tipo di frusta era quella con dove i fili, alla fine c'era legato un osso fatto al rostro, significa che quando veniva dato sulla schiena, l'osso penetrava e si aggrappava a quel pezzetto di carne. Tirando via la frusta veniva strappato un pezzetto di carne. Questi due tipi di fruste furono usate per frusticare Gesù Cristo, e che ci sono state usate queste si vede sulla sindone. Mica hanno soltanto le frustate sulla schiena, hanno fatto un lavoro certosino, sono andate a prendere tutti i pezzi di pelle da tutte le parti del corpo dove non c'erano le frustate, e li hanno frustati tutti, quindi schiena, petto, pancia, sedere, gambe di dietro e davanti, braccia, finché Gesù Cristo non era totalmente arrossato di sangue e di strada, non hanno smesso. Allora, uno che viene frustato così, che cosa pensa di quelli che lo frustano? Delinquenti, che possa punire Dio per quello che state facendo a me. Io sono innocente e voi mi fate questo. Anzi, vi divertite pure. Noi vogliamo minimo che la giustizia li punisca. Dove si vede l'allontanamento del Dio del popolo? Questo l'abbiamo detto tante volte. Che mentre ai tempi delle BR le persone che perdevano i familiari pregavano durante la messa del defunto perdonando quelli che lo avevano ucciso, le BR, oggi tutti dicono giustizia. Quello ha ammazzato mio figlio, deve pagare, deve marcire in carcere, deve soffrire tutte le cose che ha fatto soffrire a mio figlio quando è morto. Giustizia. Non deve uscire più da lì. Il rimorso lo deve macerare per il resto dell'esistenza. E anche così non basta, perché questo non mi ridarà mai mio figlio, che oggi non c'è più. E il perdono dov'è finito? Ma Gesù sulla croce non disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Santo Stefano, primo martire dell'era cristiana, pochi anni dopo la crocifissione di Gesù Cristo, non disse, lui che fu condannato ad essere ucciso per lapidazione, cioè a sassate, prima di morire, non disse: Signore Gesù, non imputare loro questo peccato, a quelli che li stavano uccidendo ingiustamente. L'ha fatto. Allora vedete, nel mondo si sta raffreddando l'amore. Raffreddandosi l'amore peggiora tutto. Dice: ma lo Stato, se uno sta al servizio dello Stato, l'impiegato alle poste, sta lì senza amore, quando vengono le persone le tratta male, se ne frega. Dove metto la firma? E che sti cieco? Cerca e metti da sola. No, guardala, mettila qui. C'è modo e modo di trattare le persone. Se si lavora con amore, si lavora in un modo. Se si lavora senza amore, anche se è pagati e strapagati, si fanno male le cose. Se il mondo si raffredda nell'amore, va male tutto. Se l'insegnante non insegna con amore, se lo studente non studia con amore, se il medico non cura con amore, se l'infermiere non assiste il malato con amore, se il papà e la mamma non mettono sui figli con amore, per amore, eccetera, 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 come finisce il mondo?
L'urgenza numero uno nel mondo è l'amore. Questa è l'urgenza. E tutto ciò che si ostacola all'amore diventa rovina del mondo. Il Covid è una fesseria rispetto alla mancanza d'amore che esiste nel mondo. Perché? Perché il Covid può ammattare il corpo, che comunque morirebbe lo stesso. La mancanza d'amore ci rovina per la vita eterna. Non ci va più essere con Dio, che è l'amore. Beh, tornando al fatto della flagellazione, Gesù come reagì alle frustate? Odiando i suoi frustatori? Chiedendo al Padre che li punisse o li giudicasse, sarebbe potuto andare direttamente all'inferno. No, reagì amandoli. Che significa che l'amore per lui in quel momento non era un piacere, non sperimentava gioia né fisica né morale nel vedere e nell'amare quelle persone, ma le amate lo stesso. È per questo che Gesù diceva che chi è mio discepolo non può esserlo se non prende la sua croce e mi segue. Perché per essere discepoli di Gesù Cristo bisogna anche amare quando c'è la sofferenza da prendere addosso per amare gli altri. La sofferenza è l'arma del diavolo per cercare di staccare tutta quanta l'umanità da Dio. Come fa per esempio con i coniugi il diavolo? Da giovani si conoscono l'amore fuori di testa, lui per lei, lei per lui. Se uno chiede a ragazze che sei ragazzo, per favore, vammi a Polo Nord a prendere un po' di neve fresca, ci voglio fare il gelato. Quello va al Polo Nord a prendere la neve fresca perché è innamorato, vuole fare felice la sua innamorata. E così via. Dopo 10 anni di matrimonio, per favore, un po' mettere fuori la monnezza, faccio tu, io sono stanco, vedo la televisione. Non c'è più quello slancio di prima. Perché da giovani l'aspetto ormonale, l'aspetto affettivo, la cecità spirituale, perché uno vede nell'altro solo la parte bella e non sa e non vuole vedere quella cattiva, fanno vedere l'altro come è questa grossa passione tremenda. Invece in vita quotidiana emerge anche il lato difficile del tu. Allora, ma se quello è geloso, mi controlla sempre, mi sta addosso, mi soffoca, non si fida mai di me, ma che non si fidi è una cosa brutta, mi fa soffrire. Se quello è un egoista, vuole essere servito e non vuole servire nessuno. Se quello è taccagno, non mi dai soldi per fare la spesa e mi dice sempre spendi troppo, eccetera, eccetera. Vengono fuori tante cose che rendono più o meno difficile la vita coniugale. Se quello è in macchina, passa una ragazza più giovane, più bella, un po' più della moglie, e sta attento che c'è una macchina, e tradimento con gli occhi, eccetera. Insomma, se l'altro diventa nemico, chi subisce le cose che l'altro magari anche innocentemente fa, come si comporta quello che sta soffrendo per i difetti dell'altro coniuge? Allora, se uno vive con un amore di piacere e di soddisfazione, comincia a dire ma questo mi fa soffrire, ma io chi ho sposato? Un egoista,
ma io non mi voglio rovinare la vita con queste persone. Mo me ne sono accorto. Allora mi riprendo la mia libertà. E così il mondo ha insegnato che se l'altro ti fa soffrire, tu puoi cambiarlo e metterci un'altra persona per incompatibilità di carattere o altre motivazioni. Separazione, divorzio. I figli soffrono, non soffrono, chi se ne frega, problema loro. Io devo essere felice per me stessa. E allora, di fronte alla croce, quando l'altro mi diventa croce, l'amore di un tempo finisce, perché non è disposto a prendersi la parte sofferta dell'amore coniugale. Allora, quindi il nemico non è soltanto il russo che invade l'Ucraina, è il nemico. Il nemico può diventare coniuge, i nemici possono essere i genitori, i nemici possono essere i figli, il nemico è il vicino di casa che mi butta dentro la monnezza del giardino suo, il nemico, eccetera, eccetera. Se non si è disposti ad amare il nemico, che succede? Campo matrimoniale, la stragrande maggioranza dei matrimoni o non esiste per niente, perché nessuno oggi tra i giovani ha il coraggio di dire: io prendo te come mio sposo, come mia sposa, e prometto di amarti sempre nella gioia, che bello, ma anche nel dolore, nella salute, vorrei vedere, ma anche nella malattia. Se un coniuge si ammala, l'altro non te lo può scaricare, lo assiste, lo ama più di prima. Se uno si invecchia con la sanità precoce, l'altro non può abbandonare, lo assiste, lo ama più di prima, anche se questo gli diventa croce. Nella gioia e nel dolore, nella salute e malattia, di amarti e onorarti per tutto il resto della mia vita. Questo è l'amore coniugale. Quindi significa come una moneta. La moneta ha sempre due facce. Nel campo dell'amore un aspetto gioioso, un aspetto sofferto, ma tutte e due le facce formano l'unica moneta dell'amore. Il maligno ci ha fatto questa catechesi a tutti quanti, che si è felice solo quando si gode, quando si sta bene, col corpo, coi soldi, con la vita in genere. E non si è felici quando si soffre, per cui dobbiamo tutti sfuggire la sofferenza. Ecco, vedete la legge sulla fine della vita. La sofferenza, no. Io mi uccido, perché così smetto di soffrire. Così pensano quelli che portano avanti l'eutanasia, la fine della vita, il suicidio assistito. È il rifiuto di una vita che come prospettiva ha solo la sofferenza e poi la morte. Se io sono bloccato da una macchina e vivo, comunico col pensiero, col computer che legge il pensiero mio, lo scrive, che vita è questa? Voglio morire. Uccidetemi, perché io da solo non posso. Suicidio assistito, e qualcun altro ti aiuta a morire. Ecco, il rifiuto di una vita crocifissa. Nessuno vuole soffrire più niente. E poi non capisco, ma tu dici che quando muori smetti di soffrire, ma chi te l'ha detto che smetti di soffrire? Tu perché supponi che con la morte finisce tutto? E se non finisce tutto? E se magari morendo ti accorgi che esci dal corpo ma tu sei vivo ancora? E poi vai davanti a Dio e che gli dici? Io non ho accettato la vita che mi hai dato come dono, perché era troppo brutta, era sofferta. Gesù che cosa farebbe alla persona che davanti a lui gli dice questo? Alza le sue mani, gli fa vedere il buco dei chiodi della croce. Tu non hai accettato la vita perché soffrivi,
E Dio cosa aveva dovuto fare sulla croce? Io ho accettato tutto, per amore fino in fondo. Non mi sono tirato indietro. Ho rifiutato l'aceto che viene dato quando andati a morte per farli andare fuori di testa, per farli soffrire un po' di meno. Sono stato cosciente fino all'ultimo istante della vita. Sono morto in una marea di sofferenze, ma ho portato a termine la mia missione. Tu perché, per paura di soffrire, l'hai rifiutata la vita? E poi che gli diciamo al Signore? Ecco, allora vedete quanto fa pena. Il Parlamento fa le leggi, ma se il Parlamento non conosce Dio, che leggi fa? Crede buone cose che in realtà sono cattive e crede cattive cose che in realtà sono buone. E questo perché anche i nostri politici sono staccati da Dio. L'Italia è uno Stato laico, non riconosce più la religione cattolica, la religione di Stato. È tutto un precipizio, tutto un peggioramento, che significa che se le cose devono cambiare pure i politici, tornare ad essere credenti in Dio tutti, e allora governeranno bene il paese con la fede in Dio. Non faranno più errori che porteranno l'intero paese alla rovina. Può un cieco guidare un altro cieco? Può una persona senza la luce di Dio guidare un popolo? Può un governo senza la luce di Dio guidare un popolo? Amate i vostri nemici. Guardate quanto è vero quello. Dice, i peccatori, anche loro amano le persone che li vogliono bene. Se un ladro vuole svaligiare una gioielleria e gli manca il piede di porco per forzare la serranda, va dal suo collega amico ladro: oh, mi presti il tuo piede di porco? Stasera voglio fare un furto, una cosa. Vabbè, vabbè, te lo presto, mi raccomando, però dopodomani riportalo, perché io devo fare un altro furto un'altra parte e allora mi serve il piede di porco per rompere la serranda. Ecco, tra di loro si aiutano, sono due ladri, ma se gli va lo sbirro a chiedergli: oh, mi dai il piede di porco? Tu sbirro, vattene via. Uno che non è ladro non l'aiutano. Allora, tra di noi ci vogliamo bene, ci amiamo, ma l'amore vero è quando uno ama quelli che non lo amano. Io vorrei farvi capire bene questa cosa. Perché, per esempio, si dice che il sangue di Gesù è il terrore dei demoni? Per cui, per la liberazione, una cosa importante è l'invocazione del sangue di Gesù Cristo. Perché sulla croce si è svolta una battaglia. Il demonio sa bene come siamo fatti. Lui è riuscito a far cascare in peccato Eva, poi Adamo, alla grande. E da lì in poi tutti quanti, i grandi leader carismatici, Mosè, ha peccato anche lui, il re Davide, non parliamo quante volte ha peccato. Nessuno resiste al potere del diavolo. Allora lui, il diavolo, non crede all'amore, crede a se stesso, crede al male. Quando vede uno che ama, che fa? Lo mette alla prova. Tu dici di amare il prossimo, mo ci penso io per te, ti do uno che per amare devi offrire un sacco, vediamo se lo ami ancora. Tanto io penso che tu non lo amerai, lo ripudierai. E allora gira che ti rigira nell'apostolato di Gesù Cristo, guarigioni, liberazioni, prima del deserto. A un certo punto le cose sono culminate col fatto che Giuda non era più contento di Gesù Cristo. Dice: ma come? Io questo l'ho seguito
per diventare ministro del suo regno, e questo non vuole più diventare re di Israele. Il regno suo è un regno spirituale. Oh, il regno significa la corona, la reggia, i soldi, i soldati sotto di sé, i quattrini. Io voglio diventare un ministro di questo regno, se no me ne stavo a casa mia invece di fare il tuo discepolo. Quando ha visto che Gesù Cristo di questo regno che tutti volevano a livello popolare, benedetto colui che viene nel nome del Signore per farlo re al posto dell'Erode, che è un delinquente, e Gesù Cristo non ha accettato di diventare re civile del popolo di Israele, Giuda, sfumata la sua idea, il suo desiderio di diventare un pezzo grosso, umanamente parlando, un uomo di successo, con i soldi, con onore, eccetera, invece di essere seguace del Maestro, divenne nemico del Maestro. Quello mi ha ingannato, mi ha fatto credere lucciole per lanterne, quello non deve esistere più. E va al Sinedrio, vende Gesù Cristo per 30 denari d'argento, e dice: se voi mi date retta, io vi conduco a prendere il momento in cui non c'è la folla, in cui nessuno lo potrà difendere. E voi lo arresterete, rifate il processo, ci fate quello che vi pare, lo fate morire in croce. Così avvenne, Giuda ricevette questi soldi, ricevette il gruppo di soldati per fare l'arresto di Gesù Cristo, e lui, Giuda sapeva che Gesù andava a pregare nell'orto del Getsemani, che è un gruppo di olivi che sta su una montagna prospicente a Gerusalemme, quindi da lì si vede benissimo la città santa, e lui pregava lì e pregava per la città di Dio. Allora dice ai soldati: guardate, adesso lì si vede, ci sono 3-4 persone, quello al quale io darò il bacio, quello è Gesù Cristo, gli altri, cioè, i discepoli non valgono niente, voglio arrestare quello a cui io do il bacio. Ma là i soldati nascosti, imboscati: oh maestro mio, il bacio. Gesù, che era Dio, sapeva tutto, sapeva cosa è venuto a fare Giuda, e dice: Giuda, amico mio, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, con un segno d'amore. Se noi avessimo saputo che un nostro amico ci viene a tradire, là ci sono quelli imboscati per arrestarci o per menacci, arriva quello che ci dà un bacio, uno schiaffo disgraziato, tu mi fai una trappola con un segno d'amore e per farmi arrestare, per consegnarmi, che razza di falsone che sei, vattene via ipocrita. Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Giuda, amico mio, per Gesù Cristo, Giuda, anche se lo tradiva, era un suo amico. Lui era amico di Giuda. Giuda non era amico di Gesù Cristo. Gli era diventato nemico. Ma per Gesù Cristo era sempre amico. Non aveva cambiato il suo cuore nei confronti di Giuda, neanche dopo il tradimento. Era sempre l'amico. Capite che razza di cose fa l'amore? Se il coniuge tradisce, è il coniuge. Davide, che nella prima lettura di questo giorno dovette scappare dalla reggia perché il re lo voleva uccidere, quando si trova nella grotta, il re dormiva la notte con tutti i soldati e lui bastava gli dava una pugnalata e si sbarazzava di Saul e diventava lui re al posto di Saul, non lo fa, perché per Davide Saul era il suo re, era il consacrato di Dio, non lo uccide, lo rispetta così com'era, anche se il re lo voleva uccidere, per lui Davide il re era quello, non lo uccide. Giuda vuole far uccidere Gesù Cristo, per Gesù Giuda è un amico, anche se lui lo vuole uccidere. Questo fa l'amore, perché Gesù Cristo amava Giuda. Ho fatto alcuni esempi. Quando Gesù veniva frustato,
Immaginate se Gesù Cristo avesse detto: delinquenti, adesso ci penso io a pregare il Padre mio, vedrete che punizione che vi arriva, la pagherete cara per le frustate che mi avete dato. Se avesse fatto così, sarebbe stato Gesù il Figlio di Dio? No, perché non amava più quella persona, quelle persone, ma li odiava, li voleva punite e morte. Ma Gesù era, che significa Figlio di Dio? L'amore fatto carne. L'amore non si vede, non si tocca, è spirito. Gesù Cristo era l'amore fatto carne, diventato persona. Non poteva non amare. Allora, quando contempliamo il secondo mistero del dolore, Gesù flagellato alla colonna, possiamo pensare: oddio, io ho messo sotto pressione da queste persone che mi hanno fatto soffrire, mi hanno dato delle frustate con la lingua, con i soldi, non so che cosa, come ho reagito? Ho continuato ad amarli o sono uscito fuori, ho deragliato dall'amore? Il secondo mistero ci aiuta a fare che cosa? Che se anche il livello di sofferenza per amare il prossimo si alza, anche l'amore per amarlo si alza e si continua ad amarlo lo stesso. Torno al fatto di Gesù sulla croce. La croce non è un dono di Dio. La croce è l'invenzione del diavolo per fare ribellare gli uomini a Dio. Perché nella croce avviene questa sfida. Tu, Gesù, dici di amare il Padre tuo e che il Padre ama te? Tu, Gesù, dici di amare il prossimo e insegni l'amore agli altri? Bene. Io, Satana, ti metto in croce, dove per amare il Padre tuo devi crepare in una marea di sofferenze. Vediamo se tu lo ami ancora il Padre tuo. Vediamo se non dirai come tutti: ma dov'è che Dio è mio Padre? Se mi voleva veramente bene, non permetteva che io stavo sulla croce. Mi avrebbe salvato. Siccome mi fa morire nella sofferenza, Dio non esiste. Questo dicono le persone quando si soffre. E poi diceva ancora il diavolo nell'anima di Gesù Cristo: tu dici di amare il prossimo, amare la mamma tua, quella era una santa, amare il tuo padre affettivo Giuseppe, quello era un giusto, ma questi sono delinquenti, qua. Tu stai a crepare sulla croce, sangue come tu, ti cade dalle ferite dei chiodi, quelli invece delle misericordie di te se la ridono, anzi sono contenti che tu stai crepando, godono della tua sofferenza e della tua morte. Come si può amare gentaccio del genere? Devi smettere di amarli. Cosa ha fatto Gesù Cristo? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Li ha perdonati. Il perdono è la forma più elevata di amore che c'è. Quindi ha vinto il diavolo dando la sconfitta, facendo interrompere l'amore a Gesù Cristo verso il Padre e verso il prossimo con la sofferenza, o ha vinto l'amore che, nonostante la sofferenza nella sua forma più elevata, quella della morte, ha continuato ad amare lo stesso e il Padre e il prossimo? Chi ha vinto? Ha vinto l'amore. Ha vinto Gesù, che ha amato Dio nella sofferenza della morte e ha amato il prossimo dando la vita. Per questo si dice che il sangue di Gesù Cristo è la prova testimoniale più elevata che esiste che Dio ci ama. Quando attraverso la tentazione interiore
oppure dopo che abbiamo fatto un peccato ci viene la sensazione interiore dataci dallo spirito del male che Dio non ci ama più perché abbiamo fatto quel peccato grosso e brutto. Noi dobbiamo aggrapparci al sangue di Gesù Cristo, perché quello è la prova testimoniale che Gesù, nonostante siamo peccatori, ci ama lo stesso. Questo è importante, perché Gesù Cristo è colui che ama i suoi nemici, noi peccatori. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei vostri peccati. Cioè, detto in parole più semplici, anche se amarvi mi costa il sangue, io vi amo lo stesso. E spargo questo mio sangue per voi. Questo è l'amore di Gesù Cristo. Questo è l'amore al quale bisogna aggrapparsi quando si è nei problemi, nei guai, nelle prove. Questo è l'amore al quale bisogna aggrapparsi quando ci attacca Satana. Il sangue di Gesù è la testimonianza dell'amore nella forma estrema e più grande che esista per ciascuno di noi. Per quanto siamo peccatori, per quanto siamo caduti in basso, per quanto abbiamo fatto qualche porcheria incredibile. Amate i vostri nemici. Se una coppia, quante abbiamo fatti qui in parrocchia, pochi settimana scorsa abbiamo fatto il funerale di Emilio Caglioni, si è sposato nel 1952, quanti anni di matrimonio ha fatto? Io non ero nato. 70 anni di matrimonio. Quando portavo la comunione a casa, sto vecchietto, la moglie ancora vivente, sempre seduti a fianco, sempre. Allora loro hanno vinto il diavolo, lo spirito della divisione. Si sono amati anche nelle cose dove ognuno è stato croce per l'altro. Si sono amati con l'amore al nemico. E il loro matrimonio infrangibile. Soltanto la morte l'ha separati. Ha vinto l'amore. Il matrimonio è salvo. Così devono diventare tosti e duri i nostri matrimoni. E i giovani che convivono, perché si vive insieme senza essere uniti, la convivenza significa che neanche la legge civile ti lega a quell'altro. Il giorno in cui uno dice ciao, me ne vado via, nulla ti è dovuto e nulla mi è dovuto, ognuno per la sua strada in perfetta libertà. Questa è la convivenza. Non prendere nessun impegno per nessuno. Non è matrimonio. Un convivente non può chiamare quell'altro mio marito o mia moglie. Il mio compagno, si dice. C'è, non c'è. C'è oggi, domani ci potrebbe non essere. Non è matrimonio. Il matrimonio è quello indissolubile. L'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. L'amore al nemico. Se noi siamo e rimaniamo persone dove il prossimo, la situazione quella con l'altro, chi ci fa soffrire, chi coscientemente o incoscientemente ci è causa di croce, se noi rifiutiamo di amare queste persone, noi non apparteniamo a Dio, apparteniamo al maligno. Sia ben chiaro, se io ho 100 persone davanti a me, 99 le amo con tutto me stesso, una, ah no, quella non se ne parla. Io ho l'amore di Gesù Cristo nel cuore. Gesù al posto mio avrebbe fatto così. Gesù al posto mio avrebbe amato tutte 100 le persone.
E se io invece penso di amare quelle 99, ma una non ne amo, dimostro invece che quello che mi lega a queste altre 99 persone non è l'amore di Cristo, è un amore sporco, con degli accomodamenti, con dei ritorni di cassa, con dei raggiri. Perché? Perché amo, ma quello no. Se avessi amore amerei e basta. Tutti a qualsiasi costo, in qualsiasi situazione, in qualsiasi prezzo da pagare. Allora vedete, ognuno di noi nel cammino della sua esistenza è chiamato a crescere nell'amore fino ad arrivare al punto che il nostro amore sia un amore perfetto, dove amare quel bambino futello e simpatico e bello è uguale che amare quel vecchiaccio mezzo matto, partito di coccia, contorto, rugoso, brutto, uguale, non c'è differenza. Con uno mi ci sollazzo, con quell'altro ci soffro di più, ma amiamo tutti e due con lo stesso amore. Se amo il prossimo, c'è la ragazza che ti fa partire gli occhi e quell'altra cicciona, brutta, uguale, tanto a questa quanto a quella. E così con gli uomini, se c'è quello ricco, questo c'ha un pozzo di quattrini, e quell'altro sembra che la carità, vattene via, non mi devo vedere più, non mi rompe più le scatole, quello lo amo, lo rispetto e vado bene perché c'è i soldi, quell'altro perché me ne chiede, lo mando via. E amore, quando amerò queste due persone allo stesso modo, allora sarò una persona che ama veramente. Noi siamo chiamati a un cammino della vita, di purificazione dell'amore, affinché l'amore nostro sia l'amore di Gesù, che amava tutti allo stesso modo, uomini e donne, santi e peccatori. Giuda amato come Giovanni, il discepolo più giovane, lo stesso amore, solo che uno lo ricambiava e l'altro lo crocifiggeva. Uno progrediva, l'altro regrediva. Uno diventò figlio di Dio, grandioso apostolo evangelizzatore, l'altro diventò il figlio della perdizione. Ma l'amore per tutti e due uguale, allo stesso modo. E l'amore non crolla, sta in piedi da solo. Poi nel Vangelo c'è una parte bellissima per quanto riguarda i prestiti, cioè i soldi, ma questo le rimando un'altra occasione per fare una catechesi importante su questa realtà. Oggi basta e avanza questa. Bene, nella preghiera per la guarigione conta quello che abbiamo detto adesso. Il Signore guarisce una persona perché è brava, se lo merita e quindi la ama e lo guarisce, e a quell'altro che invece è un disgraziato di peccatore crepa con la tua malattia perché devi scontare i peccati. Funzionano così le guarigioni? No. Nessuno ha meriti da presentare davanti a Dio. Nessuno si presenta con il diritto di riscuotere la grazia da Lui. Se il Signore ci guarisce è unicamente per la sua misericordia, per il suo buon cuore nei nostri confronti. E se capiamo questo, se sappiamo che è il sangue di Gesù Cristo il nostro, come si dice quando uno sta in tempesta, aggrappa lo scoglio, la roccia per non lasciarsi trasportare dalla corrente, non essere sbattuto dalle onde del mare, il punto forte per salvarsi,
è il sangue di Gesù. Tu, Signore, mi ami col tuo sangue. Sono certo che mi guarisci. Il cieco di Gerico non si è fatto mille ragionamenti, mille dubbi come ci facciamo noi sulla guarigione. Ha chiesto e finché non ha ottenuto non ha smesso di chiedere. Ed è diventato da cieco a vedente. E vi ho detto nella catechesi che sicuramente c'erano altri malati su quella strada. Quelli non hanno chiesto e non hanno ottenuto niente. Se uno era storpio e non ha chiesto niente a Gesù Cristo che passava quel momento, c'è morto con la gamba storta. Magari si è salvato, però poteva camminare per il resto della vita. Ha perso un'occasione. Vorremmo perdere l'occasione del Signore. È il sangue di Gesù Cristo, l'amore che Lui dà ai peccatori, che ci fa certi di poter essere esauditi quando noi chiediamo una grazia al Signore. Per cui non ci fermano le leggi della natura, ma questa cosa non è possibile. Non ci ferma la potenza della malattia, questo male è irreversibile. Non ci ferma la potenza del maligno, che è più forte e più grande di noi. Ma Gesù Cristo è più grande e più forte del maligno. Col sangue di Cristo si vincono le battaglie. Allora oggi preghiamo ancora, di nuovo, sempre più convinti perché il Signore ci guarisca spiritualmente nel nostro amore, guarisca le nostre famiglie, guarisca le nostre teste delle malattie, depressioni, ansia, angoscia, eccetera, eccetera, eccetera. Guarisca i nostri corpi delle malattie, quelli nostri, quelli dei nostri cari che presentiamo al Signore. Deve essere un trionfo del Signore questo incontro di preghiera. In piedi.